Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie a tutto il pubblico, ai partecipanti, alle associazioni, agli avvocati che sono qua presenti, grazie alle autorità che ogni anno ci fanno l'onore di essere presenti, tutte presenti, quelle più importanti qui con noi. È l'unico momento in cui tutte le autorità sono presenti, no? Saranno contente di stare tutte insieme una volta. A volte stanno insieme due o tre alla volta, fanno studi, cinque anni, ma tutte insieme mai, solo qua, da noi, Consumo e Forum. Grazie a Roma 3, che non solo ci ospita, ma è anche l'artefice della ricerca sulla base della quale si svolgerà il dibattito. Vabbè, una ricerca importantissima, approfondita. Nell'introduzione di questa ricerca si fa un po' il check-up del codice del consumo, e a questo check-up ha partecipato il medico che è stato il primo commentatore del codice del consumo, la dottoressa, la professoressa Liliana Rossi Carleo, che insieme al professor Alpa commentò il codice del consumo appena uscito, fine 2005, inizio 2006. Quindi chi meglio di lei, insieme a Fabio Bassano e Maddalena Arbitti, fanno il check-up per capire cosa è successo in questi anni, cosa è ancora attuale, quali sono le cose che sono venute meno, come per esempio i contratti turistici, i contratti del credito al consumo, eccetera, e cosa cambierà col discorso, con la rivoluzione digitale. Quindi è un momento importante per analizzare tutte queste questioni. Il dibattito sarà moderato da professor Michele Mezza, qui al mio fianco, che è tutto meno che un moderatore, insomma. È un professore, è un provocatore, è un giornalista importante, è uno storico dei media e esperto dei media passati, presenti e futuri. Per cui abbiamo già contattato, noi abbiamo incontrato insieme a Fabio le autorità, va bene, i rappresentanti, e ci siamo un po' chiariti su quello che poteva essere oggi il contenuto. Vogliamo insieme a loro cercare di capire un po' come ci si può muovere in questo terreno difficilissimo. È la terza volta che noi affrontiamo questo tema come Consumer Forum. È la terza volta che mettiamo il problema della rivoluzione digitale al centro della nostra attenzione. Perché? Perché 14 associazioni di consumatori e le più grandi aziende italiane decidono di affrontare per la terza volta questo argomento? Per due motivi: perché questa rivoluzione digitale sta cambiando il modo di vivere, di produrre, di lavorare, di consumare e di fare politica. E ad oggi non ci sono ancora dei segnali forti che condizionino questo aspetto. Questa tecnologia è inarrestabile, ha degli effetti positivi incredibili, ma non c'è nessun contrasto, nessuna forma di attenzione. Sembra che non ci sia una consapevolezza. C'è stato il regolamento GDPR del 2018 molto importante, ma secondo noi manca ancora un atteggiamento generale di, non di contrasto, ma di confronto su questi temi, di condizionamento di questi temi. Cosa succede ormai è chiaro, ce l'hanno insegnato i vecchi guru dell'informatica, quelli che hanno fatto la rivoluzione informatica in California e poi si sono pentiti quando hanno visto che le piattaforme sono subentrate e hanno accentrato tutto il potere economico e politico. Ce l'ha insegnato anche qualche economista e qualche sociologo, l'ultimo libro di Shoshana Zuboff sul capitalismo della sorveglianza è emblematico e importantissimo e fa il punto su queste questioni. Il cittadino è diventato ormai una merce, va bene? Il cittadino è una merce che attraverso le sue ricerche, attraverso la partecipazione ai social, fornisce esperienze che poi diventano dati da elaborare da parte delle piattaforme. Una volta elaborati questi dati, diventano dei profili che servono a orientare, sia dal punto di vista commerciale che politico, le persone. Dopodiché c'è una vendita
pubblicitaria di questi dati, di questi profili, di questi orientamenti, o per motivi commerciali o, come abbiamo visto in passato, per motivi politici. È di oggi la notizia che Michele mi ricordava che il 76% della pubblicità oggi è appannaggio dei social, è appannaggio di queste piattaforme, quindi è evidente il potere che hanno assunto queste piattaforme. E allora che fare? Allora come contrastare queste cose? Sicuramente non a livello individuale, e non basta l'educazione, come non basta l'educazione finanziaria, anche se è importante per confrontarsi con le banche, con l'assicurazione, eccetera. E non è bastato nella prima rivoluzione industriale che un cittadino, che un lavoratore si contrapponesse alla grande industria. Se non ci fossero stati sindacati, partiti, eccetera, non ci sarebbe stata una regolamentazione dei salari, degli orari e dei diritti dei lavoratori. Oggi serve una cosa analoga in questa rivoluzione digitale. Lo abbiamo accennato l'altra volta e lo ripetiamo adesso. Quali sono gli obiettivi da porci? Questi sono suggerimenti che abbiamo raccolto leggendo, discutendo, eccetera. Ma il primo obiettivo è quello della trasparenza dell'algoritmo, cioè un diritto alla trasparenza di un algoritmo che è quello che regola la nostra vita. I vari tipi di algoritmi pensati da progettisti con degli scopi precisi stanno regolando la nostra vita. C'è un diritto alla conoscenza dell'algoritmo. Vabbè. C'è un diritto alla riservatezza dei dati, che in qualche modo è garantito dal codice, dal regolamento europeo, andato in vigore nel 2018, e ci sarebbe anche un diritto a partecipare alla rivoluzione del 5G che si sta avverando. Cioè, questa rivoluzione del 5G, un'ulteriore accelerazione della rivoluzione digitale, oltre ad avere a prevedere una velocità incredibile della gestione dei dati, prevederà anche una connessione tra le persone, le cose, eccetera, e ci sta già progettando un nuovo modo di essere cittadini in una città, con molti vantaggi, con molti aspetti positivi. Ma la domanda è: perché i cittadini non debbono partecipare a queste cose? Perché i cittadini non debbono poter in qualche modo contrattare il discorso, il diritto alla trasparenza? E chi sono i soggetti? Il soggetto è un soggetto collettivo e i primi potrebbero essere le associazioni dei consumatori, che per legge hanno il diritto e a volte anche il dovere di esprimere la loro posizione su tutte le questioni, su tutte le leggi che riguardano i consumatori, i cittadini. E allora sarebbe importante che una volta, piuttosto che essere chiamati a dire la loro sulle leggi, fossero loro insieme, compatti, a chiamare, a interloquire col governo, con l'Europa, con le autorità, per chiedere, per proporre, per rivendicare chiarezza, informazione, trasparenza e il diritto ad esserci su queste cose. Perché ne sta andando di mezzo, senza fare esagerazione, il diritto alla libertà e al libero arbitrio. Questi social, un po' per volta, stanno condizionando fortemente la nostra volontà. Conoscono tutto di noi e in qualche modo condizionano il nostro modo di essere. Ecco, con queste parole io chiudo. L'ultima cosa è che in questo campo, forse per la prima volta, ci potrebbe essere anche un'alleanza fra associazioni e imprese, vabbè, perché di fronte abbiamo dei monopolisti potentissimi e economicamente potentissimi. Vabbè. Un dato che mi ha colpito, presente nell'ultima relazione dell'antitrust, è che dal 2008 al 2018 queste piattaforme hanno assorbito circa 300 nuove start-up. Vabbè. Cioè, di fatto, appena nascono delle aziende che vogliono... questo potere... sono le start-up. Appena nascono delle aziende che possono partecipare a un business riguardante i dati, eccetera,
vengono subito assorbiti, e siccome il livello di soglia economico è basso, non ci sono neanche problemi di carattere antitrust, non è possibile sollevarli. Quindi di fatto questi monopoli potentissimi rimangono dei monopoli. Quindi la nostra sono delle provocazioni, sono delle sollecitazioni, e invitiamo i nostri importanti interlocutori al dibattito. Do la parola a Fabio Bassan, che ha svolto questa importante relazione, ha coordinato questa ricerca, e che sarà lui poi a dire delle cose, a fare delle domande e a porre dei problemi e delle questioni alle autorità. Grazie, la parola a Fabio.